Ehi là, creatura umana perfettamente funzionante. Probabilmente sei qui perché uno dei tuoi amici ha detto che sta seguendo questa cosa chiamata Puella Magic Attack One Punch Naruto Art Online. Che a sentirla sembra molto figa, ma dopo delle ricerche so che ti sei accorto che è circondata da una sottospecie di creature umane che appaiono strane, parlano strane e sembrano vestirsi come se ogni giorno fosse Halloween. Non temere, questa è la specie comunemente chiamata Otaku. E questo è circa tutto ciò che devi sapere a riguardo. Le origini degli otaku risalgono agli anni prima di Cristo. In realtà è poco risaputo che Gesù e Buddha erano loro stessi grandi otaku, come mostrato nel documentario Saint Young Man. Gli otaku sono grandi fan dei mezzi di intrattenimento, anime e manga. Si ipotizza che gli otaku iniziarono a diffondersi quando il primo manga fu pubblicato sulle pareti di antiche caverne, anche se ai tempi gli otaku erano molti di meno, forse perché faceva schifo. Quando un umano vede abbastanza anime, ciò fa scattare una serie di reazioni biologiche che lo trasformano in un otaku, dandogli una naturale affinità per occhi grandi, capelli a punta e piccole ragazzine asiatiche. È un comune errore quello che vede gli anime provenienti dall'antica terra di Cinalandia. Ciò è dovuto al loro altro nome, cartoni cinesi. Tutto ciò è di fatto impreciso. Recenti studi hanno dimostrato che l'origine degli anime è collegata ad un luogo chiamato Giappone, che per nostra conoscenza si trova qui da qualche parte. Ci sono quattro categorie di anime che la maggior parte degli otaku guardano: hentai, hentai, hentai e One Piece. Anche se l'hentai rimane il genere più popolare conosciuto a livello globale, anche da quelli esterni alla comunità, One Piece sta crescendo costantemente sin dal suo inizio nel Medioevo e si prevede che proseguirà fino all'eventuale morte termica dell'universo. Esclusi questi quattro, gli otaku sono soliti categorizzarsi a seconda di ciò che guardano. Se per esempio hai visto solo Naruto, Sword Art Online o Attack on Titan, allora sei definito con il termine novizio dilettante. Invece, se hai visto The Legend of Galactic Heroes, allora hai raggiunto il grado divino, possiedi la sconfinata saggezza ed è tuo compito lamentarti ed affermare che ogni altro anime a confronto fa schifo. Questo è comunemente conosciuto come elitario. Se un otaku non approva le preferenze in fatto di anime di qualcun altro, è ordinario per loro esprimere ciò affermando: i tuoi gusti sull'argomento sono letteralmente paragonabili a freschi escrementi bovini, che grosso modo è traducibile in "hai dei gusti di merda". Questa affermazione è anche utilizzata per descrivere le preferenze di un otaku in fatto di donne e ovviamente pornografia. Se sei interessato in ciò che la maggior parte della comunità ritiene ottimi anime, allora siti popolari come MyAnimeList offrono la possibilità alle persone di votare e giudicare anime. Tenete gli occhi aperti per capolavori dal punteggio vicino a 10 su 10, ma state lontani da ogni anime dal minor punteggio che chiunque possa dare pari a 5 su 10. Vedere un otaku in natura è una rara visione, poiché normalmente sono in un permanente stato di ibernazione. Tuttavia, in particolari occasioni, sono in grado di spostarsi nel mondo esterno per partecipare a fiere di anime e fumetti, un evento dove puoi ammirare branchi di otaku selvatici e socializzare tra di loro. Anche se chiunque può partecipare, ciò è altamente sconsigliato, visto che spendere non meno di tutti i tuoi risparmi nell'arco del fine settimana fa parte del normale galateo. Alcuni otaku sono anche maestri del travestimento e agiscono nella società camuffandosi, nonostante sono grandi appassionati e pronti a tirare fuori riferimenti a destra e a manca. Tuttavia, questi sono quelli con i quali devi essere più cauto, perché potresti entrare nel ripostiglio e beccarli lì a masturbarsi su del porno tentacolare. Spendere soldi per mangiare e dormire è opzionale, a seconda delle preferenze personali, ma spendere 700 dollari per riempire la tua stanza di Blu-ray e di statuette è assai fottutamente normale. Il senso della moda non può essere applicato all'otaku medio, visto che quello che indossano è disponibile in ogni forma, ma l'unica linea guida è che devi fare del tuo meglio per assomigliare il più possibile ad un personaggio di un anime per ottenere ottimi risultati. Oppure puoi schiaffarti addosso delle orecchie da gatto o ad un coprifronte di Naruto o una divisa scolastica alla marinara e finirla così. Questa regola si applica sia ai maschi che alle femmine. Punti extra se sei un grosso uomo peloso o segui queste regole, visto che probabilmente sarai riconosciuto come un dio della moda. Queste linee guida non si applicano sugli asiatici, visto che assomigliano automaticamente a personaggi di anime. Nella cultura otaku si fa riferimento ad una compagna utilizzando il termine waifu ed è normalmente scelta tra i vari personaggi degli anime. La poligamia è comune in questa cultura, visto che un personaggio può essere waifu di varie persone e chiunque può avere molteplici waifu, ma anche se un individuo ha vari waifu, può esserci solo una best girl. Un titolo riservato alle waifu più prestigiose, un titolo per il quale un otaku sarebbe disposto a donare la propria vita. Un argomento che può diventare talmente discusso da diventare la principale causa dello scoppio della terza guerra mondiale. Un'importante cosa da rettificare è che le waifu e le mogli non sono la stessa cosa. Le mogli, o le femmine umane in generale, sono viste come creature imperfette, propense a cose tipo giornate dai capelli ribelli, malattie sessualmente trasmissibili e ovviamente emozioni umane. Al contrario, le waifu sono la perfetta incarnazione di un compagno estetico, emotivo e sessuale, che però esiste solo nel mondo 2D e perciò irraggiungibili per noi creature tridimensionali. Però non andate a dirglielo a quelli là. Trovare una fidanzata o una moglie è altamente sconsigliato, perché ciò è visto come un tradimento verso la tua waifu ed è considerato un crimine punibile con la morte. Tutto ciò vale anche per i mariti e gli husband se appartieni alla specie femminile.
una leggendaria specie che si dice esista nel mondo otaku. Tuttavia, non esistono tuttora prove concrete che confermino la loro esistenza. Visto ciò, è raro per gli otaku riprodursi con altri esseri umani, e perciò si riproducono convertendo dei normali esseri umani perfettamente funzionanti in otaku tramite un processo definito smettila di essere una fottuta persona normale, e con ciò diffondendo il loro amore per gli anime a chiunque possano in un processo estremamente simile alle malattie infettive. Se il lato della riproduzione, nonostante tutto, avviene, è obbligatorio mettere in quarantena due soggetti per un minimo di 10 anni e ogni figlio deve essere confiscato per poi essere distrutto. Esistono due principali religioni, Haruismo e Madokaismo. Per secoli queste opposte fazioni si sono fatte guerra l'una con l'altra, l'una affermando che il maestoso di onnipotente è in realtà una carina liceale in una corta gonna, e l'altra affermando che il maestoso di onnipotente è in realtà una carina liceale in una corta gonna. Anche se simili, esse presentano tradizioni differenti. I fedeli di Madoka credono nell'esistenza di un diavolo, causa di tutte le sofferenze del mondo, da cui solo la santa Madoka può proteggerci. Gli Haruisti, invece, credono che il loro dio sia sconosciuto, mostrano perciò il loro supporto con una cerimonia chiamata Are Are Yukai, che vede un gruppo di fedeli eseguire una serie di spasmi organizzati come un confuso ubriaco in preda alle convulsioni in una discoteca. La cerimonia è diventata illegale in 27 stati a causa di un aumento nei tassi di suicidio in chiunque osservi la cerimonia. Questa non va confusa con la Caramel Dansen, che è legale solo nello stato del Nevada. Ogni anno milioni di otaku compiono il pellegrinaggio da Akihabara, poiché è considerata la terra promessa da entrambe le religioni, e per buoni motivi. Appena arrivati, ogni otaku verrà raccolto con non meno di 50 statuette, 3 made a sua scelta e una sega da Kananazawa. Akihabara è responsabile per la scomparsa di centinaia di otaku ogni mese, che si dice abbiano trasceso il piano materiale e raggiunto il nirvana. Si dice inoltre che questo sia l'unico luogo al mondo dove le waifu diventano reali, anche se ciò deve essere ancora confermato. Gli otaku sono riusciti a sviluppare la propria lingua, la quale trova le sue radici nel vecchio inglese e giapponese. Tuttavia, anche se molti otaku si credono bilingue, sappiate che molte parole giapponesi usate nella loro lingua hanno significati molto differenti. Senpai vuol dire guardo decisamente troppo più di pai. Sugoi vuol dire so letteralmente il cancro di questo mondo. Konnichiwa vuol dire per Dio, uccidetemi ora. E watashi wa vuol dire io sono. Gli otaku esprimono le loro emozioni in maniera differente rispetto a noi. Una normale persona potrebbe dire è abbastanza divertente. In lingua otaku è oh mio dio, era così sugoi desu. Prima di scoprire, un paio di giorni dopo, che si sono impiccati poiché un giapponese non era riuscito a capire ciò che dicevano. In nessuna circostanza un otaku proverà ad imparare seriamente il giapponese, perché chiunque viene scoperto a fare ciò viene bruciato al rogo. Per concludere, gli otaku e la comunità degli anime in generale possono sembrare strani per la loro lingua e cultura se visti da fuori, ma quando ti dici avventuri può essere molto divertente. Gli anime sono abbastanza buoni e tutti qui sono amichevoli. Basta che non fai troppo lo strambo, fottuto strambo.